Al centro Valmarecchia di Villa Verrucchio è andata in scena la prima tappa di Beach for It Indoor, il tour estivo di gusto e benessere che nel mese di settembre si trasferisce dalla spiaggia alla città. La giornata ha previsto show cooking, degustazioni gratuite e divertimento per tutta la famiglia, con tornei di ping pong e calcio balilla. A mio fianco il direttore Luca Pancaldi, direttore il centro Valmarecchia. In questa occasione, in tale occasione, Beach for It Indoor si trasformerà in un centro commerciale tutto gusto e benessere. Infatti abbiamo trovato e abbiamo apprezzato questo evento che per tutta l'estate ha girato per le spiagge di tutta la Romagna. Ovviamente io con i miei bambini abbiamo provato a catturare gli organizzatori e portarli all'interno dei nostri centri commerciali. Infatti da qui nasce l'idea di portare Beach for It in città, il rientro dopo le vacanze estive. Quindi oggi lo troviamo al Valmarecchia, qui a Villa Verrucchio, con la prima tappa del Beach for It Indoor. Dopodiché andremo al Montefiore di Cesena e alla Filanda di Faenza, quindi entreremo in tutti i centri commerciali di Conad Romagna. Direttore Pancaldi, come si animerà la galleria del centro commerciale? Allora, intanto questo evento prevede un mix di sport e degustazioni e quindi cucina sana. Ovviamente non potevamo portare all'interno dei centri commerciali il beach tennis o il volley da spiaggia, così, quindi ci siamo limitati a qualcosa di più domestico, portando un ping pong e un calcio balilla. Quindi ci saranno dei tornei per i bambini che avranno dei premi, ovviamente i vincitori saranno premiati, e il tutto mescolato a dei prelibati piatti preparati dai nostri chef della scuola iCook di Cesena. Direttore Pancaldi, quali le sue aspettative in merito a tale nuova iniziativa? Come al solito io non cerco di portare la massa nel centro commerciale, ma di regalare ai nostri clienti qualcosa di piacevole, una giornata piacevole. Quindi il mio unico obiettivo è questo, regalare una domenica o un sabato piacevole ai clienti del nostro centro commerciale. Goffredo Ielpo, direttore del centro Valmarecchia di Villa Verrucchio, centro commerciale che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa Beach for It Indoor. Sì, Beach for It è per noi una novità, infatti questa è la prima delle tre tappe che coinvolgerà il tour. Villa Verrucchio ha accolto questa iniziativa perché per l'appunto abbiamo voluto espandere quello che è la spiaggia e portarla su in collina. La risposta è positiva, come potete vedere. Ci aspettavamo senz'altro che i ragazzi e in più la popolazione di Villa Verrucchio rispondesse in modo positivo, e penso che stia andando bene. Abbiamo unito in questa giornata per l'appunto lo show cooking abbinato a quello che è l'attività fisica, e quindi abbiamo riportato le attività all'interno del nostro centro e spero che sia un'iniziativa piaciuta. Direttore, quali gli obiettivi prefissati in questa giornata? Gli obiettivi prefissati sono sicuramente quello di attirare le famiglie all'interno del nostro centro. Il nostro centro è per l'appunto, così come tutti gli altri centri Conad, un centro per le famiglie, e quindi noi cerchiamo di accogliere nella nostra piazza al coperto, dal più piccolo così fino alla persona più adulta, proponendogli il nostro comfort sia a livello alimentare e in più una piccola galleria dello shopping. Centro commerciale Centro Valmarecchia, che a novembre compirà un anno, le chiedo un bilancio fino ad ora. Sì, allora il nostro centro per l'appunto il 14 novembre compierà l'anno, a breve ci sarà per l'appunto il primo compleanno, di sicuro avremo degli altri eventi tra cui quello del compleanno col taglio della torta che è d'obbligo, e delle altre sorprese a livello di cabaret, di show e di tante iniziative per i bambini e per gli adulti. Quindi noi siamo veramente molto soddisfatti e rispetto alle nostre iniziative abbiamo un 30% in più di quello che noi speravamo, e siamo veramente molto molto soddisfatti del nostro andamento, quindi continuiamo così. Direttore, Centro Valmarecchia e futuro, cosa vi siete prefissati di raggiungere? Allora, di raggiungere senz'altro a breve il completamento del primo piano, perché il piano terra siamo al completo e al di sopra c'è una palestra da 1200 metri,
e speriamo entro la fine dell'anno di completare l'ala con gli altri negozi d'aprile. In mia compagnia Cristina Lunardini, la chef della giornata, che cosa proporrà ai numerosi visitatori? Nella giornata di oggi facciamo vedere come friggere, quindi l'utilizzo dell'olio e soprattutto friggiamo delle cose un po' particolari perché della pasta fresca e della piadina in versione dolce. Quindi abbiamo due prodotti che solitamente siamo abituati a mangiarli in altro modo. Invece diventano degli stuzzichi dolci o salati a seconda dell'occasione e quindi oggi pomeriggio può essere un preaperitivo, uno spuntino, una merenda, si prestano. Show cooking e degustazione, quali saranno i vari step? Allora, prima abbiamo un piccolo show cooking parlando proprio del fritto, dell'utilizzo dell'olio, la qualità dell'olio, come friggere, quali sono gli accorgimenti. E in questo caso useremo delle paste fresche. Poi più tardi faremo un momento merenda per i bambini e quindi friggeremo della frutta con una pastella. Quindi faremo degli spiedini di mele, pere fritte abbinate con del marshmallow e una salsa al cioccolato. Quindi proprio picco glicemico a 1000, ma i bambini con la loro energia lo consumano subito velocemente. Una curiosità, Cristina Lunardini, il fritto. Sussistono dei benefici? Allora, un fritto fatto bene con un olio nuovo, nel senso che lo utilizziamo per quel momento, è un olio specifico, in questo caso noi andiamo a utilizzare un olio studiato per il fritto che ha al suo interno l'olio essenziale di rosmarino, che è un protettore della vitamina E, quindi non lo fa ossidare, dura nel tempo e quindi un fritto mangiato, fatto bene, non dà nessunissima controindicazione. Anzi, ultimamente i nutrizionisti dicono che un fritto ogni 10 giorni, una volta alla settimana, mantiene di più l'attività di lavoro del fegato, quindi direi che fa bene. Naturalmente magari un fritto abbinato a una bella insalata cruda, dove possiamo metterci anche degli spinaci, delle scarole, quelle verdure leggermente amare che sono ricche di ferro, quindi aiutano proprio la lavorazione, la funzione epatica della nostra digestione. E quindi fritto sì, con moderazione e soprattutto nella maniera giusta, scegliendo un prodotto di ottima qualità. Crima, cosa facciamo qua oggi che sento un odorino meraviglioso e stuzzicantissimo? Oggi friggiamo, spieghiamo come friggere al meglio e soprattutto friggiamo una cosa che qua da noi è proprio alla tutti i giorni, però in pochi l'hanno mangiata fritta, piadina e pasta fresca. Madonna, che meraviglia, piadina e pasta fresca, ma la piadina è già cotta, quindi tu friggi una cosa che è già cotta, pronta. Sì, la friggo e poi si può fare sia in versione salata con l'abbinamento di una salsa magari piccante o di pomodoro, una salsa al formaggio, del guacamole per essere internazionali, oppure anche con solo dello zucchero a velo e del cacao amaro. Buonissimo, quindi un dolcino casalingo veloce e sano, perché mi sembra che tu stia friggendo con un olio bellissimo che non fa neanche schiuma. È un olio particolare, idoneo per la cottura, studiato apposta, ha una serie di ingredienti molto naturali, perché parliamo di olio essenziale di rosmarino, che lo protegge dall'ossidazione delle temperature troppo elevate. E poi Cri, ho visto che prima friggevi anche dei cappelletti, dei raviolini. Sì. Abbiamo utilizzato anche della pasta fresca, ravioli con le erbette, dei tortelli di patate e dei cappelletti o tortellini in formato più piccolo. Beach for It, l'imperdibile tour itinerante, siamo al termine della stagione, le chiedo un resoconto. Sì, anche quest'anno abbiamo fatto 6 tappe durante l'estate nella Riviera Adriatica, da Rimini fino a Lido degli Estensi. Sono state 6 tappe intense, interessanti e con molta affluenza. E poi siamo qui nei centri commerciali da questa domenica, perché abbiamo voluto far proseguire l'esperienza estiva facendo un indoor, quindi portando Beach for It all'interno di alcuni centri commerciali per far rivivere comunque l'esperienza estiva, piena di degustazioni, di momenti di svago e di interessanti consigli culinari. Cosa vi aspettate da tale nuova iniziativa, Beach for It Indoor?
Beh, ci aspettiamo prima di tutto che la gente sia interessata e che anche durante momenti che non sono più rilassanti come quelli in spiaggia, ma comunque momenti in cui le persone vanno prevalentemente a fare shopping, a fare la spesa, si trovino 5 o 10 minuti per ascoltare anche quello che sono appunto i nostri consigli e assaggiare, partecipare alle degustazioni, partecipare al torneo di calcio balilla o di ping pong, e quindi diciamo così rendere un po' più divertente una domenica di shopping e di spesa. E poi appunto speriamo che ci sia lo stesso gradimento, la stessa affluenza e che quindi anche i nostri partner siano contenti del fatto che promuoviamo i loro prodotti anche in questa nuova veste.